oltre 3.000 all'Anfiteatro Archeologico di Arezzo, vestito a festa per l'ultima tappa dell'Arcobaleno d'estate, la rassegna di marketing promozionale giunta alla sua sesta edizione che, dopo aver toccato Firenze, Pisa e Livorno, è sbarcata in città. È un modo per celebrare appunto tutte le prime cose eccitanti, divertenti dell'estate, e per quest'anno appunto abbiamo scelto un'altra location inedita, non tanto comune, non tanto usata, non tanto valorizzata, ed è anche questo l'obiettivo di Arcobaleno, cioè intercettare luoghi meno noti e rimetterli alla ribalta per allargare lo sguardo dei turisti su tutta la Toscana e su tutto il tanto bello che c'è in Toscana. Arezzo ha così ospitato in una location d'eccezione l'aperitivo d'estate, un percorso enogastronomico all'insegna di gusto, arte e cultura. È uno scenario particolare quello che abbiamo trovato per questa conclusione. L'anfiteatro, questo ovale meraviglioso, teatro di tanti spettacoli anche nel passato e che oggi si riscopre un luogo di festa e di incontro meraviglioso. Quindi un'occasione straordinaria per festeggiare l'arrivo dell'estate e la fine, l'evento finale della festa Arcobaleno della Toscana. Per l'occasione il Museo Gaio Clinio Mecenate è rimasto aperto sino alle 23 per permettere così a tutti di scoprire o riscoprire la bellezza del luogo. Ho sentito anche persone di Arezzo entrate qui dentro che mi hanno detto: ma io qui non ci sono mai entrato, ma bello che è. Quindi questo dimostra come questa parte della nostra città purtroppo sia poco valorizzata. È un pezzo di storia dell'Europa, un pezzo di storia del mondo che abbiamo la fortuna di avere qui. E mi riferisco non soltanto all'anfiteatro vero e proprio, a quello che rimane delle antiche murature, ma anche del convento e del museo archeologico, che è bellissimo, dovrebbe essere più valorizzato oggettivamente. Quest'estate faremo di tutto perché questo sia, in quanto porteremo qui la grande musica lirica.